Buongiorno a tutti. Oggi vi voglio presentare come lavorare questa treccia simpaticissima e facilissima da fare. Per realizzarla abbiamo bisogno di due ferri, della lana ovviamente, e un ferro ausiliario. Che è fatto o in questo modo, che c'è diverse misure, anche questo, il mio è un 3, oppure un ferro semplicissimo, un ferro da calza corto, o se no anche si possono usare questi tipi di molette, di aghi di sicurezza per tenere le maglie in sospesa. Detto questo, vi lascio al tutorial, buon lavoro! E abbiamo detto che facciamo la treccia di 15 maglie, per cui io sono andata a avviare 15 maglie per la treccia e ho messo 4 e 4 per il bordino per vedere come si presenta la nostra treccia nel lavoro. A qui nel primo giro, se non ho bisogno del bordino a coste o per qualcos'altro, se il lavoro parte subito con la treccia, io le vado a impostare, così farò anche nel mio campione. Per non far sfilare questa maglia facilmente, vado a stringere qua, a stringere, a fare un nodino e lo lascio libero. E come avete visto nei miei video precedenti, io la prima maglia nel lavoro non la lavoro, la passo senza lavorarla, quindi va a contare anche questa. Una, due, tre e quattro a diritto. Ok, io qua lavorerò a legaccio e la treccia a maglia rasata e lavoro le mie 15 maglie per la treccia a diritto e dopo le altre 4 che avanzano sempre a diritto. Ho impostato nel primo mio giro le maglie per la treccia ed ho messo i segni appunti per non sbagliare sul rovescio del lavoro e vado, giro il lavoro, la prima maglia come al solito non la lavoro, le prime 4 maglie prima della treccia le lavoro sempre a legaccio, quindi 1, 2, 3 e 4. Ok, sposto il mio marcapunto e le maglie della treccia sul rovescio del lavoro le vado a lavorare a rovescio e così vado a fare il giro. Questo è il secondo giro a rovescio. Ok, ne faccio il terzo e vado a intrecciare nel quinto, quindi noi ci vediamo nel quinto giro. Andate ancora a rovescio, una volta a diritto a rovescio e ci vediamo nel quinto giro. Sono arrivata al quinto giro che lo devo fare, quindi adesso inizio con la mia treccia. E cosa vado a fare? Lavoro le mie maglie a legaccio per il bordino. E vado a intrecciare, io parto con l'intreccio dietro del lavoro, metto 5 maglie in sospeso, una, due, tre, quattro e cinque. Vado a lavorare le 5 maglie che precedono, quelli li lascio dietro il lavoro e vado a lavorare le mie 5 maglie. E il problema delle trecce, tante persone, è il buco che si forma nell'intreccio. Cosa facciamo per non avere il buco? Quando facciamo la prima maglia va stretta molto molto bene e sostenuta con l'indice e lavoro le altre in modo più teso. 3,
5. Adesso riprendo le mie 5 sospese e le devo lavorare. O li sposto sul ferro di lavoro o li lavoro direttamente dal mio ferro ausiliario e li vado a lavorare a diritto. Anche qui vado a stringere per bene, ma tenere intesa il filo e il punto lavorato per non creare il buco dell'intreccio. Le lavoro normalmente a diritto e a questo punto mi si è liberato il ferro ausiliario e io vado a lavorare le mie altre 5 maglie a diritto e proseguo così questi della fine del bordino sono le altre maglie a legaccio, la mia ultima di vivagno sempre a rovescio. E adesso vado a girare il lavoro, mi segno il mio giro 6 e prosegue a lavorare le maglie come mi chiede il punto. Le prime a legaccio, per esempio, e queste della treccia invece saranno sempre a rovescio. Quindi vado così a lavorare le maglie fino al decimo giro e noi ci vediamo nel prossimo incrocio. Okay, scusate, avevo detto nel decimo giro, però non si può intrecciare nel decimo perché il decimo è sul rovescio del lavoro. Quindi si va a intrecciare, siccome si va a intrecciare sempre sul diritto, siamo all'undicesimo giro e questa volta facciamo l'intreccio davanti e lavoro le mie maglie a legaccio, mi sposto il mio marcapunto e lavoro in questo modo. Vado a lavorare le prime 5 maglie della treccia 3, 4 e 5. Dopodiché prendo le 5 maglie che seguono, tengo il filo dietro il lavoro e mi sposto le mie 5 maglie su il ferro ausiliario. Se non ci avete questo ferro, usate un ferro normale o un ago di sicurezza. E vado a lavorare le 5 maglie, le ultime che sarebbero della treccia. Stringo bene la prima maglia lavorata, sto più vicino possibile con i ferri e vado a lavorarmi le mie 5 maglie fino al 1, 2, 3, 4, una maglia in più, sì. Lavorate le 5, ultime 5 dei 15, cosa vado a fare? Riprendo le mie maglie, ma questa volta io, quando sono sul davanti del lavoro, preferisco che mi li rimetto lì dove erano, sul ferro. Li rimetto a posto, così come le ho prese, e vado a lavorarle a diritto. E anche qui tengo il filo ben teso, la maglia ben ferma. Mi aiuto con il mio indice e finisco i punti della treccia. Sposto il marcapunto e finisco il mio giro con le maglie a legaccio e la mia ultima che la lavoro a rovescio. Adesso proseguiamo così per 5 giri e nel sesto giro l'importante della treccia. L'importante della treccia di solito è
di non intrecciare irregolare, di intrecciare sempre e sempre sugli stessi numeri di giri. E noi ci vediamo al prossimo intreccio. Sono arrivata al 17° giro e devo fare un altro intreccio. Ora, come ora, non si capisce niente. Prendo le mie 15 maglie, ok? E vado a mettere in sospeso il filo, lo tengo davanti al lavoro e metto in sospeso le 5 maglie. Spostiamo un po' questo ferro. Queste 3, 4 e 5. E questa volta di nuovo le mie maglie rimangono dietro il lavoro. E vado a lavorare le 5 che seguono e vado, come ho detto anche prima, a tenere la tensione e li lavoro 2, 3, 4 e 5. Dopodiché prendo le 5 maglie messe in sospeso. E vado a lavorare sempre a diritto. 2, 3, 4 e 5. E torno alle mie maglie dal ferro con quale lavoro e finisco. In questo modo la mia treccia è finita. Proseguo per altri 5 giri e un consiglio per non sbagliare i giri, il contatore o il foglietto dove scrivete azzerare sempre. Quindi io azzero, giro il lavoro e metto 1. Girato il lavoro in questo modo, ho messo 1 e mi ricordo che nel sesto devo intrecciare. Sono al mio sesto giro e questa volta devo intrecciare davanti al lavoro. Quindi vado, ho lavorato le mie maglie a legaccio, lavoro le prime 5 maglie, 3, 4 e 5. E vado a mettere in sospeso col filo, tenendo dietro il ferro, dietro il lavoro, metto in sospeso le 5 maglie. 3, 4 e 5. Lavoro le maglie, le 5 maglie che finiscono la mia treccia, e poi torno alle mie maglie in sospeso. Ops. Le riprendo tutte in questo modo qua e vado a finire di lavorare la mia treccia. Anche il secondo intreccio è terminato. Io vado a lavorare qualche giro, poi vi farò vedere il risultato. Voi andate avanti in questo modo, facendo una volta l'intreccio dietro il lavoro e una volta il davanti. Una volta dietro, o se avete cominciato con l'intreccio davanti al lavoro, quindi andate davanti e dietro, davanti e dietro. Non è importante non sbagliare per avere la treccia uniforme e non sbagliare il giro di intreccio. Io proseguo per qualche intreccio, poi vi faccio vedere il risultato. Ed ecco la nostra treccia.
Treccia, cosa abbiamo realizzato? Io spero che vi sia piaciuta. È una treccia molto bella da usare dove si vuole. E un'altra cosa da dire è che l'intreccio lo possiamo fare non così vicino, più largo, quindi la treccia verrebbe più alta, o nel decimo giro o nel quindicesimo, quindi verrebbe qualcosa di molto alto. Così invece è una treccia più compatta, chiamiamola così. Io mi auguro che il video vi sia piaciuto, vi sia utile, più che piaciuto. Vi auguro buon lavoro e mi raccomando, scrivetemi sotto cosa ne pensate, iscrivetevi al mio canale per avere sempre la notifica delle novità. Vi ringrazio, buon lavoro a tutti. Ciao ciao!